è stato dato come titolo Le prospettive fondamentali della pastorale missionaria, che è il titolo della sezione del Vademecum, che va dal numero 23 al 39, perché poi invece quello indicato dal 67 al 71 dice i temi strategici. Ecco, però è stata sicuramente una scelta voluta, perché non si può vedere i temi strategici senza rifare un pochino l'orizzonte che è dettato appunto dalle prospettive fondamentali della pastorale missionaria. Ecco, per cui ho pensato opportuno iniziare il mio contributo vedendo tre provocazioni. La prima la prendo dal Vademecum, appunto, la seconda la prendo dal Magistero di Papa Francesco e la terza la prendo dall'idea ancora molto iniziale che abbiamo per il convegno nazionale del prossimo novembre. E questo ci dà, credo, alcuni elementi già di riflessione. Beh, il Vademecum, se vedete i numeri che vanno dal 23 al 39, anche solo i titoli dei paragrafi sono estremamente istruttivi, perché danno una concatenazione, una prospettiva interessante. E la prima mossa, diciamo, è quella di Dio. Dio ama il mondo, esce da se stesso. Questo sarà un po' il tema di fondo, l'uscire. L'uscire. L'uscire, o se preferite, detto in una maniera un po' più soft, l'apertura. Ecco, ma è quella roba lì, come quando uno dice la sobrietà per non dire la povertà, no? E tra l'altro fa torto al Vangelo, perché sobrietà nel Vangelo vuol dire non essere ubriachi. Stare svegli, essere sobri, vigilanti, non è propriamente la povertà, ma insomma sono quegli scherzi, no, che facciamo ogni tanto per ammorbidire o addolcire delle cose. Ma dunque Dio ama il mondo e esce da se stesso. E poi il secondo passo, subito, accendere il fuoco della missione, che segnala, dice, un po' lo scopo di una pastorale missionaria che ha come obiettivo quello di richiamare in tutti i cristiani la loro responsabilità missionaria, esattamente. Se è vero quel che dice il Concilio, cioè che la Chiesa è per sua natura missionaria, vuol dire che non può esistere come Chiesa senza essere in missione. E dunque, se tutti sono membri attivi della Chiesa, tutti devono in qualche maniera sentirsi partecipi di questa apertura missionaria, di essere mandati fuori a tutti. Per questo è assai opportuno aprire il libro della missione, delle missioni, terzo passo, per vedere la missione che c'è già. Quella che progettiamo è importante, ma senza dimenticare la missione che c'è già e che ci istruisce. Dopodiché, certamente, quello che viene dalla missione, quarto passo, ci aiuta anche a immaginare qualche elemento di conversione pastorale, un tema che fin dal convegno di Palermo era stato proposto come strategico e però poi è rimasto, forse fatto perché si è potuto, ma resta all'orizzonte come elemento determinante. Cioè, se c'è uno scambio tra chiese, c'è uno scambio per far meglio, no? Per far peggio, quindi anche per far meglio bisogna cambiare. Per cambiare bisogna a volte correggere, qualche volta convertire la rotta. E certamente tutto questo non è chi non veda. Anche oggi abbiamo iniziato non a caso così, con una proposta che abbiamo attinto dalla parola di Dio. Non si fa nulla di tutto questo senza ripartire ogni volta dalla parola, e questa è la prospettiva fondamentale che il Vademecum ci consegna, che è utile leggere, rileggere, approfondire. Quello che cercherò di fare io oggi è di fare un approfondimento per segnalarvi quello che a mio parere è una
urgenza, una urgenza, e quindi forse segnala, come dire, anche uno di quei segni dei tempi che dovrebbero, il cui discernimento dovrebbe orientare anche un po' la nostra pratica e la nostra immaginazione. Ecco, venendo ai temi strategici, i numeri da 67 al 71, anche qui ci sono due elementi che vengono posti come fondamentali, e poi tre che io interpreto come uno svolgimento soprattutto del secondo elemento. Il primo elemento è la priorità dell'annuncio. Sappiamo che questa parola annuncio si presta giustamente a differenti interpretazioni, nel senso che è fatta di tante realtà, di un annuncio esplicito, di un annuncio implicito, di una testimonianza, di un dialogo, però la priorità dell'annuncio, cioè avere chiaro che la nostra preoccupazione è quella dell'Evangelo, è la cura e la responsabilità nei confronti dell'Evangelo, perché l'annuncio evidentemente non può che essere l'annuncio di Gesù di Nazaret, non certo di noi stessi. E quindi se annuncio di Gesù di Nazaret non può essere che annuncio della paternità di Dio, della cura che Dio ha per tutti, giacché tutti sono figli e figlie di un padre buono e misericordioso. La priorità dell'annuncio che però cerca il suo modo di porsi nel discernimento dei segni dei tempi, e questo è il secondo elemento. Un elemento, dico forse con qualche esagerazione, ma poi dopo chi ha prova che invece le cose stanno esattamente al contrario me lo dirà, ma una di quelle cose su cui il Concilio sembra contare di più e che invece abbiamo stentato a eseguire, no? Questo discernimento nel periodo post-conciliare. Ultimamente si è persa anche la parola, cioè io non sento molto citare questo luogo, no? Questo elemento fondamentale invece per un cristiano che sa che deve giocarsi in una storia e quindi deve discernere lì, e questo sarà il punto su cui mi fermerò di più. Ecco, la scansione di questo discernimento è offerta nel Vademecum con alcune luoghi che sono luoghi di questo discernimento di segni dei tempi, e cioè l'apertura alla mondialità, gli stili di vita e l'intercultura. Ecco, questo mi pare Vademecum disegna, o meglio costruisce, assembla in maniera adeguata, intelligente, anche sistematicamente avveduta, oculata, cioè tutti gli elementi ci sono. Il motore, questo è il motore, il Vademecum, cioè. Il problema è qual è la benzina, perché se non ricordo male, già nell'ultima volta che ci siamo incontrati in questa stanza, qualche mese fa, lo diceva Francesco, mi sembra, dice: ma la cosa è chiara, però non funziona. No? È come avere una bellissima macchina e non avere la benzina per farla muovere. Allora, che non è esattamente così, ci mancherebbe, ma per dire, insomma, no? Per dire anche qual è la nostra urgenza, dove vogliamo lavorare di più, ecco, qual è il combustibile. Il combustibile è, a mio parere, questo. Noi siamo in debito nei confronti del mondo, ma anche nei confronti di noi stessi e delle nostre comunità cristiane, di propiziare situazioni in cui si possa fare esperienza della presenza reale del Signore nella nostra vita e nella nostra storia. Esperienza concreta, reale della presenza. Matteo 28, il famoso testo del mandato, quello che chiude il Vangelo di Matteo, dice esattamente così.
Esattamente. Il risorto si presenta ai suoi, si avvicina nonostante la loro incredulità e dice loro: andate, battezzate, insegnatele, io sono con voi tutti i giorni. Che vuol dire? Andando farete esperienza della mia presenza. D'altra parte, essi non possono cominciare a muoversi se non facendo esperienza gratuita, immeritata della sua presenza. Di risorto presso di loro che, nonostante il loro fallimento, riassegna a questi discepoli, proprio a loro, di continuare la sua missione. Ecco, allora il tema è incontrare il Signore, fare esperienza della sua presenza. Come? Dove? Beh, la seconda provocazione, costituita dal Magistero di Papa Francesco, ci dà delle indicazioni. La prima l'abbiamo letta in quel bellissimo testo citato anche nella preghiera, uno dei primi momenti in cui Papa Francesco ha ricordato a tutti, a tutta la Chiesa, la necessità di uscire, perché una Chiesa che non esce si ammala, così si è espresso, cioè una Chiesa che non si apre o anche non si lascia aprire dal grido dei poveri, dai bisogni, troppo preoccupata di sé e dei suoi problemi, veri, magari non così gravi, certamente non gravi al punto da distrarla da ciò che conta di più, e cioè appunto l'uscita verso chi è nel bisogno. Ecco, una Chiesa che non esce si ammala, e ha dato corpo a questo invito parlando di uscire verso le periferie esistenziali. Periferie esistenziali, che vuol dire le periferie della salute, cioè la malattia, le periferie della ricchezza e del benessere, cioè la povertà, ma anche le periferie morali, le periferie di chi non conta nella politica, di chi non ha potere, le periferie dei dimenticati o degli emarginati dal mondo del lavoro, eccetera. Ma perché Francesco insiste, visto che poi ha usato quell'espressione, gliela perdoniamo perché viene dall'Argentina, cioè dalla missione, ma insomma, certo non bellissima per chi si impegna nel mondo delle ONG, dicendo che la Chiesa non è una ONG. Sì, due volte o tre volte. Anche lì. Ma insomma, bisognerà tirare le orecchie ai suoi collaboratori e dire: ragazzi, diteglielo, però c'è tanta santità nel mondo delle ONG. Tanta. Ma perché dice così Papa Francesco? La preoccupazione è di marcare con chiarezza che questa uscita verso le periferie esistenziali è una questione teologica. Una volta si diceva, appunto, non è soltanto una questione di filantropia. Tutto che poi abbiamo capito che filantropia è già la cosa stessa, ecco, ma il problema qui è che Francesco vuole ribadire una cosa che è scritta nella scrittura dall'inizio alla fine, e cioè che Dio elegge la sua abitazione preferenziale, quindi non unica, ma certo quella preferenziale, Dio la elegge presso gli ultimi. Quindi tu vuoi trovare Dio, vuoi fare esperienza della sua presenza? Beh, lo devi cercare dove è. Lui ha scelto di stare lì. E certo, non ha scelto di stare lì perché qualcuno risponde, tu gli dici: ma perché? E dice: beh, perché ha deciso così. No, c'è una ragione, la possiamo anche capire. Se è Dio di tutti che vuole vita per tutti, è giusto, è importante, e si capisce bene che parta da chi questo bisogno di vita ce l'ha più di altri. Se uno vuole essere
è il pastore di tutti, se è pastore dell'ultima pecorella ci stanno dentro tutti, no? Se è pastore dei primi e gli altri restano fuori, capito? È molto semplice, è molto semplice. Se uno vuol farsi capire e ha davanti delle persone e si mette al passo, io questo l'ho imparato dallo scautismo, se ti metti al passo del più debole si sta tutti insieme, se invece no, ti metti al passo dei ragazzini più svegli, più dotati eccetera, tu vai, arrivi un'ora prima degli altri, ma gli altri arrancano. Allora i ragazzini che corrono, lascia pure che corrono, poi dici tornate indietro e ci dite quanto manca, bello, no? Ecco, fate questo servizio, ma dunque non solo, c'è un altro aspetto, le periferie esistenziali, cercarle, abitarle, perché lì c'è Dio, ma anche perché bisogna riconoscere che se io Dio lo ho incontrato, ribadisco il riferimento a Matteo 28, è perché lui mi ha trovato io stesso, me stesso, in una periferia esistenziale, la periferia del dubbio, la periferia della supponenza, la periferia dell'arroganza, la periferia dell'orgoglio spirituale. Dio ha incontrato lì, ha cercato lì Paolo di Tarso. Dunque si va verso le periferie esistenziali non solo perché anche quelli lì c'hanno, no? Siamo talmente buoni che ci occupiamo anche di loro, ma perché lì riconosciamo una comunione esistenziale nell'essere periferici, nell'essere poveri, nell'essere bisognosi appunto di uno sguardo che si rivolge a noi miseri con il cuore, misericordia. E questo Papa Francesco l'ha detto chiaramente nella sua intervista alla Civiltà Cattolica: io sono un peccatore al quale il Signore ha rivolto il suo sguardo. Un terzo elemento della provocazione di Papa Francesco, ce ne sarebbero molti, io ho preso questi, mi sono venuti in mente questi, e così questi mi hanno scaldato il cuore da subito e ve li dico. Ecco, Papa Francesco ha invitato in più di una volta, in più di un momento, poi ha lasciato secondo me questo tema perché detto così è un po' difficile, ma è prezioso, ci ha invitati ad essere, ha invitato prima di tutto i preti, i vescovi immagino anche sì, e quindi se stesso, a essere mediatori e non intermediari. Questa è un'espressione preziosa. Preziosa, perché vuol dire propiziate l'incontro con Gesù di Nazaret, ma non mettetevi sempre in mezzo, intermediari, propiziate questo incontro, poi lasciate fare, presentate il ragazzotto alla ragazzotta e poi lasciate che facciano quello che fanno un ragazzotto e una ragazzotta, no? Fidatevi che ci può essere una relazione con il maestro, in cui il maestro fa il maestro e quello a cui l'hai presentato si pone nella condizione di discepolo. Poi lo aiuterà, verrà a chiederti un sacco di cose, non c'è problema, perché incontrerà tanti dubbi, tante questioni, ma mediatore, non intermediario. Terza provocazione, convegno nazionale del prossimo novembre. Se non cambieranno le cose, l'icona dovrebbe, il titolo dovrebbe essere questo: alzati, va a Ninive, la grande città. Quindi l'icona di Giona, di Giona il risentito, che non ne vuole proprio sapere di uscire, ma che viene in qualche modo forzato a uscire per il bene di Ninive, ma anche per il suo stesso bene, per il suo bene personale. Non sappiamo poi dalla finale del libro, che termina domanda, se Giona abbia capito che oltre che per il bene di Ninive, che la cosa lo fa arrabbiare di brutto, la cosa viene anche a suo bene. Ma la domanda è rivolta al lettore, evidentemente, no? Chi scrive non racconta l'esperienza di un profeta o
così racconta l'esperienza di un profeta suo malgrado, ma il profeta del libro è l'autore, non è Giona. È l'autore che si rivolge a Israele e dice: ti riconosci nella figura di Giona? Ecco, guarda che sei proprio fuori, sei proprio fuori. Questo risentimento di Giona è un risentimento che rispecchia sicuramente l'epoca del post-esilio, dove Israele si lamenta con Dio, passa per tutti il profeta Malachia, se andate a leggere il profeta Malachia trovate questa cosa, dove il profeta Malachia dice: tu stai rimproverando il Signore, e rimprovera il Signore perché? Perché la tua condizione storica non è all'altezza della promessa, secondo te. Perché? Perché non sei potente, perché non sei grande, perché non sei ricco, perché non sei... E questo ti impedisce, uno, di vedere tutti i doni che il Signore ti fa, due, di svolgere il tuo ministero presso il popolo. Santo cielo. Di grande attualità. Ecco, allora mi sembra che queste tre provocazioni ci suggeriscano un punto. Siamo chiamati fuori, siamo chiamati a uscire, perché questa uscita è promettente. È una buona notizia, non è solo una fatica supplementare, non è un atto, come si diceva una volta, supererogatorio, no? Di quelli che vogliono far di più per essere più santi o più belli degli altri, non so. È proprio la buona notizia. La buona notizia. L'incontro con il Signore non ti lascia nella tua pasta, come si dice, nel tuo fango, ma ti tira fuori, ti fa uscire. È liberante per te. È liberante per i molti che nella palta sono piantati, qualcuno purtroppo, dalla nascita. In questa uscita io non solo incontro il Signore, ma mi ritrovo pienamente, ritrovo me stesso in pienezza, in quella pienezza che è sempre in cammino, appunto, no? Quindi non è anche lì un possesso, no? Ma è sempre un movimento e una scelta. Fatta e rifatta. Questo era il primo passo. Secondo passo, su questo tema ho rispolverato un antico magistero, quello di Carlo Maria Martini, che sembrava antico e poi è ritornato di grande attualità in pochi mesi, in poche settimane, e che ci regalò nell'anno 97-98 una lettera pastorale. Era l'anno dedicato alla preparazione del 2000, l'anno dedicato allo Spirito Santo, e lui ci regalò questa lettera intitolata Tre racconti dello Spirito, e io qui vorrei soltanto leggervi alcuni passaggi, poi non chiedetemi di lasciarla perché è l'unica che mi è rimasta. Adesso i gesuiti di San Fedele a Milano stanno completando l'opera Omnia, e lì troverete tutto. Discorsi, pensierini, anche, non so, i sospiri, no? Tutto, stanno registrando, scrivendo, catalogando, sistematizzando. E comincia la lettera ricordando un episodio. Beato lui, il nostro arcivescovo, dice: stavo tenendo nel luglio del 70 un corso sugli Atti degli Apostoli all'Università di San Francisco. Vedi gli americani, diciamo tanto, e poi nelle università statali sapevano fare anche queste cose, in California. Più che mai nel susseguirsi delle lezioni e nel contatto con gli studenti mi urgeva dentro la domanda: ci sono nella Chiesa del nostro tempo comunità simili a quelle degli Atti degli Apostoli? Dove si trova oggi quella gioia, quell'entusiasmo della preghiera, quella forza della testimonianza il cui racconto dopo due millenni ancora ci affascina? Dove esistono assemblee come quella di cui parla San Paolo nella 1 Corinti 14, nelle quali chi entra come estraneo si trova a un certo momento capito, svelato, coinvolto e sente sorgere spontanea l'acclamazione: veramente Dio è in mezzo a voi? E dice: ecco, io stavo pensando questa cosa
e allora cerco, si è messo a cercare qualche gruppo di persona, dice, mi avvicinai per la prima volta a un gruppo di persone che si diceva nato da un'esperienza dello Spirito Santo e che coltivava la coscienza di riprodurre nella Chiesa di oggi il volto delle primitive comunità cristiane. E dice, questa è stata un'esperienza importante e anche problematica. Tutta la lettera in realtà aveva un punto, quello di saldare nell'esperienza della Chiesa di base la grande stagione carismatica dei movimenti, delle associazioni, dei gruppi, eccetera, con il vissuto parrocchiale, feriale, normale delle persone, per valorizzare naturalmente quella stagione, ma anche per indicare qualche deriva che occorreva, di cui occorreva tenere conto. E comunque dice, così toccai dentro di me quella vena sotterranea di interrogazione e di ricerca, sempre coltivata in seguito, che affiora oggi in questa lettera pastorale nel 97. Nel 95, consegnando il libro sinodale alla diocesi di Milano, Martini scriveva l'introduzione tutta concentrata sull'icona della Chiesa degli Apostoli e sul tema dell'evangelizzazione. 95. Troppo avanti, capito? Glielo diciamo quando andiamo lì sulla sottotitoli, dice, ma che è troppo avanti? No, adesso cominciamo a intuire. Grazie, comunque, ma il poverino non ha avuto grande soddisfazione. E dice, la preoccupazione è questa, dove si trovano nel nostro tempo autentiche esperienze dello spirito simili a quelle dei primi cristiani? Dove, come e quando esistono le condizioni perché un uomo o una donna, pur contagiati dal secolarismo, arrivino a esclamare veramente Dio in mezzo a voi? In altre parole, come lo Spirito Santo, sempre all'opera nel mondo, risponde oggi alle sfide dell'immanentismo, dell'indifferenza religiosa, del consumismo, e vi risponde non con ragionamenti, ma con fatti convincenti di Vangelo? E qui c'è l'immagine che poi è stata citata, forse l'avrete sentita anche altre volte, e dice la sua convinzione di fondo, l'arcivescovo. Dice, lo Spirito Santo c'è, anche oggi, come al tempo di Gesù e degli Apostoli. C'è e sta operando, arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C'è e non si è mai perso d'animo rispetto al nostro tempo, al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là dove la crisi nodale della nostra epoca, che è la perdita del senso dell'invisibile e del trascendente, la crisi del senso di Dio, lo Spirito sta giocando nell'invisibilità e nella piccolezza la sua partita vittoriosa. Queste erano le prime battute, poi svolge il tema, ma diventa troppo complicato, troppo dispendioso di tempo seguirlo. Se riuscite a trovarla da qualche parte, credo che sia importante. Perché la conseguenza che Martini traccia da questa convinzione è quella che occorre ritrovare nella comunità cristiana, da una parte, e nella storia, questo nella lettera per la verità un po' più in ombra, dall'altra, l'idea, meglio, la realtà del lavoro e dell'operosità di questo spirito, che nel versante ecclesiale si rivela in una comunità che si struttura, che è strutturata dai carismi e quindi dai ministeri che lo Spirito non smette di suscitare. Ecco allora il punto su cui voglio concentrarmi è questo, lo Spirito e la missione della Chiesa. Certo, il paradigma di questo tema è Gesù di Nazaret, il quale è presentato Luca, per esempio, come investito di Spirito Santo, ma da Marco, da Matteo, insomma, da Giovanni, tutti
soprattutto nel momento decisivo del suo battesimo, lo raffigurano come riempito di Spirito Santo. E non è un caso che sia il battesimo, perché Gesù lì, non è che uno dice, beh, Gesù è lì che si fa battezzare e arriva lo Spirito Santo. No, arriva lo Spirito Santo, perché Gesù è lì che si fa battezzare. Cioè si è messo in fila con i peccatori. Gesù è in fila con... nel Vangelo di Marco, sorprendentemente, Marco non fa neanche accorgere Giovanni Battista che è arrivato Gesù. Lo ha annunciato, poi Gesù arriva, in segreto, anonimo, si mette in fila, lui lo battezza, non lo riconosce, Gesù non si fa riconoscere. Si mette in fila con i peccatori. Chi lo riconosce? Il cielo. Il cielo si squarcia e dice, oh figlio mio, così mi piaci. Perché? Perché stai in fila con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Sorelle, non so se c'erano sorelle, non erano neanche ammesse alla conversione, figuriamoci. Ma Gesù le aveva in mente, sicuramente, perché di lì a poco poi le va a recuperare. Ecco, ma certamente l'icona più intrigante è quella di Luca 4, Gesù alla sinagoga di Nazareth, che leggendo Isaia si presenta come colui che è consacrato in Spirito Santo perché porta il Vangelo ai poveri, la liberazione agli oppressi, la vista ai ciechi, eccetera. E dice che questa parola chi vuole la sente realizzata nelle sue orecchie. Cioè qui Gesù sta dicendo: sentite che questa parola si compie non solo perché io sono il Messia, l'unto del Signore, consacrato in Spirito Santo che viene a fare queste cose, ma perché chiunque senta vibrare il suo cuore, a chiunque entrino nelle orecchie queste parole, è consacrato in Spirito Santo e partecipa alla mia missione. Se ha a cuore i poveri, gli oppressi, no, poi la lista si allungherà, no? in Matteo, quelli nudi, quelli affamati, carcerati, eccetera. Ecco, se ha a cuore questo fa esperienza dello Spirito Santo, cioè di quella attenzione che Dio rivolge da sempre agli ultimi, che sono tra l'altro transnazionali. Perché subito dopo la polemica si innesca, perché Gesù dice, oh, anche fuori dalla patria, non è l'annuncio di una liberazione di Israele, è l'annuncio della liberazione dei poveri. E i poveri ci sono in Israele? Sì. No, le vedove ci sono in Israele? Sì, ma Elia fu mandata, una vedova di Sarepta di Sidone. I lebbrosi ci sono anche in Israele? Sì, Gesù ne guarirà, tra l'altro, no? Ecco, ma Eliseo fu mandato a Naaman in Siro, e lì si imbufaliscono, dice, ma tu sei di Nazareth, sei il Messia, lo fai per noi, no? Ovvio, no? E Gesù dice, certamente lo faccio per i poveri, se ci sono dei poveri a Nazareth, benissimo, ma ce ne sono altrove, ce n'è dappertutto. E questo rappresenta l'esodo di Gesù dalla sua patria. Lui si era già staccato da Nazareth, ci ritorna, ma capisce che se resta lo uccide, se ne va. Esce da Nazareth e nel racconto di Luca non ritornerà più a Nazareth. Abbandona la sua patria, la casa dei suoi padri. E inizia ad adottare uno stile di itineranza che lo porterà ovunque da forestiero. E questo è un tratto di stile fondamentale della missione di Gesù secondo lo Spirito di Dio, perché l'itinerante è costretto a chiedere ospitalità, e questa è la rivelazione che Gesù vuole offrire in prima battuta di Dio Padre. Arriva da straniero e chiede ospitalità nella tua casa, nella tua vita. Chiede ospitalità, poi certo offre ospitalità, è per tutti, è un Dio ospitale, ma è un Dio che prima di tutto chiede ospitalità. Ora,
per poter chiedere ospita, perché Gesù ci vuole itineranti e nella condizione di chiedere ospitalità? Che vuol dire? Perché ci vuole forestieri? Beh, ci vuole forestieri perché l'incontro con Dio ci rende un po' stranieri, sempre, rispetto al mondo, diversi. Ma ci vuole forestieri e itineranti perché ci vuole come suo padre, come è lui e come è lo Spirito, ci vuole in quella postura di umiltà che chiede ospitalità, che chiede, prima di dire ho qualcosa da dare, dice ho bisogno di ricevere, ho bisogno di te, ho bisogno di voi. E sapete, per poter andare ovunque e essere in grado di chiedere ospitalità, occorre avere una opinione decente delle persone a cui siamo inviati. Dice andate, andate senza niente. Una brava persona che vi accoglie in casa sua la troverete. Troverete anche tanti un po' così così, ma una brava persona la troverete. E ne troverete anche più di quel che immaginate. Sapete, Dio ha voluto itinerante il suo eletto Abramo, ma quando è andato male in Egitto non ha fatto un favore al faraone dicendo che sua moglie era sua sorella e che se la prendesse tutto. La cosa la ripete a Gerar presso il re Abimele. E che cosa succede? Che durante la notte Dio si presenta al re e dice lascia sta, questa non è una, è già sposata, è già di quell'altro. E Abimele ci resta male, dice ma che signore, scusa, ma io non lo sapevo. E Dio è in imbarazzo, lo decide sempre, non so, però il mio profeta non si fa, chiedi a lui di pregare per te, chiedi a lui di pregare per te e vedrai che le cose sono. Alla mattina Abimele chiama Abramo e dice ma perché mi hai fatto questo? E Abramo, a cui si deve riconoscere di essere una canaglia, ma almeno di essere onesto, dice, no, proprio sinceramente, dice guarda, t'ho venduto mia moglie perché mi sono detto qui sicuramente non c'è timor di Dio. Questi sono cattivi, non c'è timor. Cosa ne sanno loro della voce che ho sentito io, di tutte le meditazioni, le riflessioni, le cose? Questa qui è gente selvaggia, è gente cattiva che prende con la violenza perché non è suo. O Abimele invece è più giusto di Abramo, e gli dice beh sì, sei stato cattivo, però Dio sorprendentemente agli suoi mi ha chiesto di dirti che tu devi pregare per me. Hai capito la pedagogia, no? Dio al suo eletto che ha pensato male di questa gente chiede di volere il bene per questa gente. Deve pregare il Signore perché faccia del bene a quelli di cui lui ha pensato male e ha detto male. Così Abramo ritorna a essere benedizione per tutte le famiglie della terra, anche per quelli di Gerar. Ma se ci va con la paura e dice non c'è timore di Dio, diventa maledizione. La cosa un po' dura, spigolosa della scrittura è che non ci lascia alternativa. Non dice qualche volta benedizione, qualche volta maledizione, ma qualche volta niente, neutro. No, neutro non c'è. O benedizione o maledizione. Perché se mi tiro fuori, dentro, è comunque una maledizione, una mancata benedizione, come chiama così, un'omissione, ma però ci insegna la Chiesa che comunque è un peccato. Ecco, questo ci dice anche che la scelta che Gesù fa è che la sua Chiesa debba essere prima di tutto e soprattutto una Chiesa di piccoli. Lo dice in Luca 10, 17 seguenti, ti ringrazio Padre, ti lodo Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Lì Gesù è stupito. Sapienti e intelligenti non sono i cattivi, come diciamo noi nelle nostre omelie qualche volta, no? Dice ecco sì, quelli che si credono sapienti e intelligenti. No, no, sapienti e intelligenti sono due parole prese dalla sapienza di Israele. Ed erano l'ideale del giusto, del santo,
e dice, padre, io sono andato da questi, ma questi il Vangelo non lo accorgono. Però va che meraviglia, i piccoli lo capiscono. Così proprio, no? Lo capiscono, e ti lodo, padre. Quasi si potrebbe ipotizzare che qui Gesù ringrazi il Signore per essere stato istruito. Dice, ma guarda, ho capito il tuo disegno. I piccoli accorgono il Vangelo. Meraviglia. E io pensavo fosse una roba per i grandi. I piccoli no. E Gesù si fa piccolo per stare lì dove è suo padre. Matteo 11 riprende anche lui questo testo con Luca, e però aggiunge quella spettacolare: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, che è leggero, perché non dovete aver paura, timore. Io sono mite e umile di cuore, non sono un maestro, cos'è il contrario di mite? Prepotente e superbo. Sono mite e umile. Venite, non avete da temere soprusi, non avete da temere imposizioni. Capirete che è per il vostro bene, vi fa vivere questa cosa. Atti 4 di nuovo ci dice che gli apostoli, perseguitati da Sinedrio, stupiscono questi anziani, no? Scrivi, teologi, sommi sacerdoti, stupiscono il Sinedrio, perché diciamo, li vedevano così semplice, senza istruzione, dico, ma come fanno a avere sta sapienza? Come fanno a avere questa conoscenza di Dio? Li riconosciamo familiari, introdotti nelle cose, eppure guarda lì che gente. Interessante. No? Insomma, l'istruzione che viene. Ecco, ma forse, ed è il passo finale, forse la immagine che ci è più urgente oggi di ritrovare, che forse è capace anche di dare alla nostra ricerca di qualche priorità per la nostra pastorale missionaria, per la nostra pastorale tutta, e che riesce a saldare insieme l'esperienza missionaria, la parola del Papa, la parola di alcuni profeti che abbiamo avuto e che abbiamo poco ascoltato ma che adesso ci ritornano in mente, eccetera, è l'immagine dello Spirito Consolatore, che qui Martini, tra parentesi, questa lettera fu scritta da Bruno Forte, perché Bruno Forte, non so se sapete, ma nella seconda parte del Magistero di Martini, seconda e terza parte del Magistero di Martini, fu uno dei suoi interlocutori privilegiati, scatenando le ire, le invidie di tutti i teologi milanesi. Dice, noi cosa siamo qui a fare? Non so cosa siete qui a fare, però lui ha scelto così. Allora è un po' diverso, però questa è la mia vita. Ma comunque, lo Spirito Consolatore Martini dice, io ho solo imparato dal mio ministero episcopale, non lo volevo fare perché volevo tanto studiare, ma ho solo imparato. Dice, se stavo nelle biblioteche non so. È chiaro. Però, quindi ha imparato dalla missione, è stato scaraventato sul terreno, in anni difficili, 1980, c'erano ancora tutte le cose del terrorismo, anni difficili, piattume degli anni 90, eccetera. Ecco, questa immagine dello Spirito Consolatore, tuttavia, mi pare che sia importante riprenderlo nel testo di Giovanni 14, dove
il discorso tra Gesù e i suoi discepoli, sapete, siamo nel contesto dei discorsi da Dio, no? Quindi dei discorsi della cena. Il discorso tra Gesù e i suoi discepoli parte da questa preoccupazione di Gesù, dice: guardate che non vi lascio orfani, non vi lascio orfani, non vi lascio soli. Ecco, e lì però bisogna intendere, Gesù si è sempre espresso a proposito di se stesso appellandosi come figlio, mai padre, neanche madre. Gesù è il figlio. Cosa vuol dire che Gesù dice ai suoi discepoli: io non vi lascio orfani? Assume una postura paterna, un ruolo paterno? No, qui Gesù sta dicendo: io, che sono la rivelazione del Padre, non vi lascio senza questa rivelazione del Padre, non vi lascio senza Padre, perché io sono, poi lo dirà a Filippo, mi pare, dice: ma Filippo, da tanto tempo chi vede me vede il Padre. Allora Gesù consegna i suoi discepoli al Padre, questo è il senso della sua missione, i suoi discepoli, e quindi e loro sono incaricati di tutti. Vuole consegnare l'umanità al Padre, come un'umanità di figli e di figli. Dunque, non vi lascio orfani, non vi lascio senza Padre, vi manderò un altro consolatore. Il primo consolatore, si intende, sono stato io, Gesù. Vi mando un altro consolatore. Beh, ma ha appena detto a Filippo: chi vede me vede il Padre. Quindi? Il Padre è consolatore primordiale, è il paraclito primordiale. Dio, tutto quanto, potremmo dire in maniera un po' rotta, è paraclito. Ecco, ma che cosa vuol dire paraclito? Vuol dire avvocato difensore. Certo, vuol dire anche consolatore, assistente, esortatore. Però la parola esprime la figura di colui che viene chiamato presso di sé nel momento del bisogno e ha il suo contesto vitale, si direbbe, ha il suo contesto vitale nell'ambito giuridico. Quando uno è imputato, è accusato di qualcosa, sta in carcere, chiama presso di sé qualcuno che possa prendere le sue difese. Questa è una meraviglia, questa è una meraviglia. Dio viene per difenderci. In modo particolare Dio viene per opporsi alla pubblica accusa, all'accusatore, che nella scrittura ha un nome, Satana. Satana è l'accusatore. Dio è il grande intercessore, quello che si mette in mezzo tra noi e Satana, tra noi e l'accusa, quell'accusa che in molti modi si insinua e che prende addirittura la forma della nostra coscienza, del nostro cuore, come dice la prima lettera di Giovanni, capitolo 4. E se anche il tuo cuore ti accusa, guarda che Dio è più grande del tuo cuore. Ti mette in mezzo tra il tuo superio, tra il tuo io ideale e te. Si mette in mezzo tra il male e te. Si mette in mezzo anche tra il tuo male e te stesso. Dice: questa cosa è brutta, è male. La misericordia di Dio non confonde il male col bene. Il male è male e il bene è bene. E tuttavia dice: tu sei meglio di quel male che hai fatto. Tu sei più bello di quella cosa brutta che hai fatto. Ci vorrà la pedagogia del XX secolo per istruirci sul fatto che a un bambino non si dice sei un cretino o sei cattivo, ma gli si dice: hai fatto una cretinata, hai fatto una cosa cattiva. Tu non sei cattivo, hai fatto una cosa cattiva, ma non sei cattivo. O, come direbbe la Genesi a Caino, presso di te c'è un animale, ma tu lo dominerai. Non come traduceva prima, cioè tu domina subito, non la morale, tu domina. Se vuoi puoi,
no, tu puoi, e quindi è desiderabile la cosa. Tu lo dominerai, ce la farai, ce la farai. Sapete che da questa parola paraclito prende voce un'altra parola, paraclesis, che è l'esortazione apostolica. Vi esorto, fratelli, Romani 12, per la misericordia di Dio, grazie a causa della misericordia di Dio, di fare, no, di voi stessi, no, della vostra vita, del vostro corpo, un culto spirituale, eccetera. Vi esorto. L'esortazione, il dar forza. Immaginate, no, l'avvocato difensore che va a trovare l'imputato in cella e dice forza, forza, ce la fai, ce la fai, ce la faremo, ce la facciamo. Consolare, difendere. Difendere perché sono venuto, dice Gesù in Giovanni, perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Perché vivano, perché vivano. E qui ritroviamo l'immagine di Giona. Giona, ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, ma tu li vorresti veramente ammazzare. 120.000, e aggiunge, è un sacco di animali. Bello, no? Bello, è un sacco di animali e tu li vorresti vedere ridotti in cenere. Ecco, nel motto di Francesco c'è questo strano gerundio, misericordiando. Misericordiando. E di recente la Maria Soave, che mi ha ricordato, lamentato che il gerundio, no, è il verbo del facendo, no, di ciò che si sta facendo, misericordiare, fare misericordia, essere nella misericordia, ricevere misericordia, vuol dire stare nel paraclito, stare nel paraclito e fare opera di paraclito. Ora, forse noi dobbiamo riprofilare la nostra esperienza ecclesiale intorno all'annuncio della misericordia come consapevolezza di essere tutti peccatori perdonati e come consapevolezza che siamo nel mondo la voce di questa difesa. Di questa difesa. Per cui carismi e ministeri a servizio della vita riprofilano, cioè cambiano il profilo delle nostre comunità, riconducendole all'obiettivo principale, che è quello di essere testimoni insieme a attori di questa consolazione, di questa difesa. Per la vita, perché vivano? Cioè, a Dio interessa di più Ninive che il suo nome. Gli interessa di più che 120.000 persone vivano piuttosto che non il rispetto, l'adempimento di una legge. A Giona no, dice Dio bastonali, se no la tua legge non la rispetteranno mai. E lui dice, ma Giona, dai, ho fatto uno sforzo, ma poi 120.000, sono belli, sono figli, sono figli. Ecco, in questa maniera forse possiamo suggerire al mondo che già tanti, e li possiamo indicare, perché questi sono i segni dei tempi, i segni dei tempi, già nel Vangelo, scusate, già nel Concilio, ma certamente nel Vangelo, non c'è impressione se non in un passaggio rapido, ma vuol dire cogliere i segni dello Spirito. Dice, ecco, il nichilismo contemporaneo è un segno dei tempi, ma sarà un segno dei tempi, no, ma certamente non in senso teologico. Un segno dei tempi è chi sa vivere in un'epoca nichilista, non da nichilista, no. Quello è un segno dei tempi, perché è segno del lavoro dello Spirito Santo. E questo, sappiamo, può accadere anche fuori dalla Chiesa. Dunque la nostra missione è anche quella di scovare i tanti, i molti e le molte che stanno impegnandosi a essere paracliti in giro per la storia, indicarli a noi stessi, prima di tutto, e ad altri come segni di questo Spirito, come segni di Dio, come segni dei tempi. E loro ci istruiscono sull'orientamento da dare alle nostre scelte.
alla nostra missione o alla nostra presenza. Ecco, in questa maniera diventiamo ancora di più testimoni di una fraternità possibile e dunque del volto buono di Dio. Capisco che non ho dato indicazioni molto concrete, ma non volevo neanche farlo, ecco, bravo, si tratta di fare discernimento. Grazie. Ma anche e in certi momenti soprattutto fuori dalla chiesa.
a segnalare le nostre chiusure esattamente. Se il Papa ci dice uscite, ragazzi, perché fuori c'è qualcosa di meglio che dentro, no? C'è qualcosa da vedere o da trovare fuori, eh? Non c'è, non ce lo dice per mandarci a parlare. Certo di me. Abramo incontra in Abimelec un uomo migliore di lui, questo è sicuro. Gesù incontra nell'asilo Fenicia una donna che in quel momento è un po' meglio di lui, gli ricorda come se con l'abbondanza di Dio che lui se l'aveva un po' smarrito, stava rischiando di smarrirsi. Dopo ci sono maestri di Israele, di Israele, poi Gesù, l'unica volta che si dice del Vangelo che Gesù ammira qualcuno è la fede di un centurione. Il primo e unico testimone della figliolanza divina di Gesù nel Vangelo di Marco è un centurione, anzi il centurione che l'ha ucciso. Questi sono fatti di Vangelo, non è che ci ripetiamo noi, sono indicatori, indicatori, cioè noi nella nostra fede, ecco qui il terzo elemento, siamo peccatori perdonati e davanti alla missione sempre inadeguati e sempre principianti. E da chi impariamo? Dal paradigma che è primo, che non è la missione di Gesù, ma la missione di Gesù. Il paradigma è Gesù, se no siamo un po' freschi. Dopodiché però missionari e missionarie che concretamente si cimentano con questa sfida e che ci dicono guarda meraviglioso, ma è più quello che ho ricevuto di quello che ho dato, vuol dire io sono inadeguato, senza di te, senza di voi non ce la possiamo fare, bisogna essere in tanti, preghiamo il padrone della messa, altri operai per la sua messa, capite? È il contrario di dire siamo i migliori, bastiamo noi stessi. È il contrario. Allora, il paradigma diventa questo, vissuti così come discepoli che devono imparare sempre da Gesù e dal suo esempio e da quanti, anche senza saperlo, si lasciano lavorare dal suo spirito. E noi siamo nella storia i discepoli. Cioè quelli che consapevolmente sanno di dover imparare continuamente Dio, dai fratelli e dalle sorelle, di imparare la divinità di Dio e l'umanità dell'uomo. E faccio un po' eco di questa cosa. Scusate se l'ho detto così. Grazie. Grazie. Luca.